Benvenuti a un nuovo episodio di Mini4D Hyper Dash Grand Prix. Oggi ho una voce un pochino più strana del solito, ma vabbè, ce la schiariremo e andremo avanti. Quarti alla gara dalle 4 di mattina. Perfetto. E vedremo subito che cosa arriveremo oggi. È una macchina figa quella di rossa. No, ma qua è carina. Mi sa che questa gara la vinco. Ci sono tutti quanti uno dietro l'altro. Questa macchina è veramente figa. Mi piace. Sì, cioè io sono già dall'altra parte della mappa. Ciao ragazzi. Abbiamo vinto anche questa gara. Vittoria in saccoccia. E vedo che anche il gioco lagga un attimino oggi. Dico 500D. Yes. Mi ha fatto che laghi però. Quasi quasi riavvio Blue Stack. Proviamo a chiedere il gioco di aprirlo. Volevo uscire dall'applicazione. Vediamo se va meglio così. Beh. Parrebbe. Tanto ne sapare la donzella al mio al calare del sole. Era così? Non mi ricordo. Allora, yesterday we say tomorrow and now let's do it. Niente che facciamo. Finiamo questa gara qua e dopo andavamo a farmare il resto delle cose. E adesso si farma. Tanto non penso che dovremmo provare a vincerla. Un po' di freccia di macchina che abbiamo. È divertente vederlo andare su e giù, dai, a sinistra, su e giù. Cinquemila monetina. No, no, ho messo il... Ah. Abbiamo preso la stella, giustamente. Mi pareva strano. E level up, siamo maggiorenne, no, siamo oltre maggiorenne. Siamo un 31enne. Un pochino lentino però oggi, eh? È una mia impressione. Non capisco. Allora, tecnicamente facciamo dei piani, potremmo farmare carrozzeria dopo, oppure telaio. Uno e due.
100 carene all. Quindi siamo arrivati tipo 7, credo. Ecco, ho preso ieri. Allora 10, ultima gara. E tada, l'ho vinto. Se non trai. Eh sì, abbiamo vinto 10 trai, buono. Mancano solamente 20. Confermiamo? Sì, 10 trai. E invece cos'è che si vincerà? Oh oh. 10 barre stabilizzatrici. Posteriori. Bueno. Abbiamo rischiato. Togli, abbiamo rischiato. Siamo fuori. Il nostro suggerimento è di mettere gomme anti-rimbalzo. Cosa che non accadrà, perché cambieremo motore. Però cambiando motore siamo anche più lenti. Quindi proviamo a mettere il carrello posteriore e magari un alettone anteriore, giusto di prova. Anche se di quelli anteriori penso ne abbiamo tipo mezzo, neanche uno. Abbiamo questa qua, ci va più che bene. Pa-pam, para-pa-pam, pam-pam. Bel circuito tecnico. Ah, brutta partenza. Ah, ci tiene. Ma perfetto, direi. Siamo un missile. Perché noi siamo fortissimi. Non mi ricordo come fa la canzone. Guarda, bravissimo. Non ce l'ho su. La mia Formula 1 fa. Potrei dipingerla di rosso, eh? Se implementeranno mai le carrozzerie in Lexan. Devi sapere che le carrozzerie in Lexan hanno la stessa forma di queste carrozzerie, ma pesano 2 grammi. Perché sono fatti in policarbonato. E non in ABS. E siamo a mappa 5, lo sai, scusate. Usiamo un busticino, o meglio, forse anche due. Allora, vediamo questi qua che ne abbiamo di più. Poi sono la stessa cosa. Bada bing, bada bing, bada bang.
Ho sbagliato tutto. Ma non importa, perché noi siamo più veloci. Quando apriremo tanti gash spero di trovare tante carrozzerie diverse. Così magari possiamo fare una mini da salita e una mini da curva. Dove sarebbe? Scusatemi un attimo, la mini. Allora, la mini da curva sarà la. La Sonic Saber. La mini da salita cosa potrebbe essere? Tenendoci stretto il fatto che vorrei usare le full Cobweb series. Una mini da salita full Cobweb. Ah, che roba, non so. Oppure potremmo usare la classica Ascensor. Non so, vorremmo essere all'8 adesso. In realtà mini che si schianta tutto mi fa paura. No, sono più in... Sto pensando un po' troppo oggi. Allora, potremmo anche farmare gomme, potremmo farmare anche un sacco di roba. Però vorrei prima aprire tutti i gash, così vediamo se troviamo roba molto più interessante. Andiamo a 80? 80 perfetto. Quindi possiamo far difficare qua. Ci spariamo un altro centone. Anzi, proviamo a spararci un altro 50 qua. No, forse ho sparato un centone. Sì. Ops. Questa è dritta. Qua li ariamo. Pum. Non sto a livello 5, raga, non si scherza. 3 secondi solo. Urca. Anche loro non scherzano, però. A parte che abbiamo la barra stabilizzatrice anteriore che potrei togliere in questa pista. Quella ci rallenta di 2 secondi buoni. Vediamo un po' cosa succede. Semplicemente sono veloci anche loro. Vabbè, in caso boosteremo. Ma poi fa danni. Ci sarà mappa 6, livello 6.
che ci blocca, ricominciamo. Stavolta togliamo la lettera anteriore. Così non abbiamo problemi di essere ripresi. Praticamente non ci vedranno altro, sti qua. Via, dove è il mouse? Hanno ripreso 2 secondi interi o mi sbaglio? Non è preoccupante. Sette? Questa è l'ottava? No, questa era la nona. Quindi la prossima è l'ultima. E dopo si va contro il boss, che sarà sempre la versione di Fighter. Penso sia la versione giovane di Fighter questa qui. O la versione chubby, non so. O forse la versione Dash and Food di Fighter. Non lo so. E ogni via. Abbiamo preso un secondo qua. Uff, la vedo dura a fine dell'ultima adesso. La vedo veramente dura. A meno che il circuito non sia molto diverso. È un circuito jump. Speriamo. Dio salvi la regia. Ah no, questa qua mi segue, gli davamo la paglia allucinante. Sono abbastanza confidente che gli daremo un paglione allucinante. Sì, ok, non penso abbiamo problemi a vincere questa gara. Era molto più close quella di prima. Questa è dritta. Max speed. Facciamo quasi 3000 punti, faremo 2600, 2300 punti forse. XT in questa gara. Ain't that bad. Qualcuno è uscito di pista, andava troppo veloce. Peccato che non ci faccio vedere il replay della macchina che esce di pista. Sarebbe tanto divertente. Iyo iyo resga hajimarimasu. Fiction.
¡Salto! ¡Oh, tengo un salto! Adoro. Apaga a nivel 6. E spada bing, spada boom. Andiamo avanti e finiamo questa missione. Wow, come è uscita male. Aio, mi ha fatto crack il polso. What the fuck? Allora, dopo questa penso che termineremo l'episodio, così diventano corti. E poi penso stasera ne lascerà un altro e faremo tutta quanta la mappa sopra, la sezione 2 di mappa di questa settimana qua. Non me riesco neanche più a parlare, ragazzi. Oh. Mancherebbe anche la fare mappa 7. Altri telai? What? Oh mio dio, siamo già a 20 allora. Siamo a 20 telai, sul serio? Wow. E abbiamo provocato anche un gascio da 4. Ah no, siamo a 10. Era prima che causa cavolo era questo bloccato. Gomme. Ah, questo e qua. Ah, ok, questi qua non sono carene, sono i perks, diciamo. Finiamo questo LDV 36 facendo una gara qua, o due gare qua. 8, 16, 24, 32. 4 gare. Così ci portiamo avanti per il prossimo episodio, credita. La Devil Som. La macchina grigia lì è la versione prima della mia, del protagonista dell'anime. Se non mi ricordo male. La cosa bella dell'anime è che la prima serie inizia tipo dagli anni 80. E la seconda serie, che inizia più o meno negli anni 2000, usa ancora per il primo episodio almeno le macchinine degli anni 80 e poi arriva il maestro dal laboratorio che gli dà le macchinine dagli anni 2000 fino al 2005.
No, forse fino al 2003 addirittura. Però, cioè, veramente bravi a disegnarsi quante ste carene in 3D e tutto quanto il resto. E se pensiamo che nel 2003 le facevano a mano. Questa mi sembra fosse l'ultima gara che potremmo fare. E già. Allora, ragazzi, con questo si conclude anche oggi il nostro episodio. Domani finiremo tutta questa cosa qui. E poi andremo a devastare qua. Qua ci rimangono 4 giorni. Qua ce ne rimangono 11. Quindi per il momento vi ringrazio per essere stati qui. E alla prossima. Bye bye.